Bentornati nella cucina di Dalf, bentornati nella rubrica Chef a casa tua. Oggi parliamo di una carne di cui tutto il mondo sta parlando. Nello specifico parliamo del Wagyu. Questa carne giapponese pregiatissima, marezzata e piena di sapore, che proviene appunto dal Giappone. Dalf la importa direttamente dalla zona di allevamento tipica di questa, diciamo, di questa razza del Wagyu, nella parte nord dell'isola principale del Giappone, fra Kyoto e Kobe, per l'appunto, ecco, in quella zona lì. Che cosa si può dire di questa carne che la gente già non sappia? È una carne succosissima, piena di sapore, tenerissima, e è anche una carne molto pregiata. Le quantità che si devono consumare di questa carne, proprio perché è così piena di sapore, così ricca anche del suo grasso, sono quantità normalmente inferiori alla classica bistecca, diciamo sul letto e mezzo è la porzione corretta, e Dalf ve la propone in skin pack, pronta per essere cucinata. E adesso vi faccio vedere come si fa. Qui ho delle cime di rapa o friarielli, insomma, non lo so, ci sono molti modi per identificare questa verdura. Di fatto sono le parti terminali, le infiorescenze della rapa. Si usano le cimette e le foglie più piccoline. Io adesso, per ragioni di tempo, mi sono già preparato una serie di cime. L'acqua bolle, prendo appena un po' di sale, e vado a prendere un goccino di aceto e lo mettiamo nell'acqua, così. Quindi abbiamo acidulato dell'acqua salata. A questo punto andiamo a prendere le cimette che avevamo già precedentemente lavato e spezzato, e le andiamo a immergere un minuto e mezzo in acqua bollente, così. Ok? Ecco fatto. Mentre queste si cuociono, noi ci andiamo a preparare la carne. Quindi, per aprire lo skin pack è molto semplice, basta fare un taglio alla base del prodotto, guardate, e la pelle viene di plastica viene perfettamente via. Allora, le cime hanno ripreso il bollore, ci vorrà ancora un minuto. Nel frattempo vado a, con un coltello ben affilato, vado a fare delle incisioni leggerissime sulla carne. Questo ci permetterà, in fase di cottura, di avere una carne bella piatta e darà anche un senso estetico alla preparazione. Andiamo a scolare, andiamo ad immergere in acqua fredda, quindi nel lavandino andiamo ad aggiungere acqua fredda. Questo fermerà ovviamente la colorazione della cimetta. Ok, tanto poi andremo ovviamente a ripassarle un attimo in padella. Allora, il prossimo passaggio per avere, insomma, la realizzazione del piatto completo sarà quella di prendere un pezzettino di aglio, lo andiamo a privare della camicia, ecco qua, e poi lo andiamo ad incidere a metà, per togliere questa parte qui, che è la parte di germoglio, quella un pochettino più forte, e è sempre meglio toglierla. Eccola qua. Poi a questo punto prendo mezzo spicchio, lo taglio prima a fettine molto fini, diciamo così, poi a cubettini,
questo modo, e poi con il dorso di un coltello lo vado a schiacciare, vedete, in questo modo lo recupero, lo schiaccio ancora, ecco qua. Una volta ottenuta la pasta d'aglio, andiamo semplicemente a prendere della maionese, qui, aggiungiamo la pasta d'aglio in una ciotola, prendiamo la nostra maionese, a me ne servirà giusto un cucchiaio per la ricetta che devo fare, e andiamo a mescolare l'aglio con la maionese, avremo ottenuto un aglioli e ce la teniamo lì. Adesso andiamo di nuovo ai fornelli, ci portiamo la padella abbastanza calda, diciamo ad una temperatura medio alta, con un cucchiaio ancora prendiamo una nocina di burro, il mezzo spicchio che c'era rimasto, anche questo preleviamo il germe che comunque è persistente, e andiamo a far sciogliere un po' di burro. Qui mettiamo un pizzichino di sale, così, andiamo a sciogliere il sale, la noce di burro, l'aglio che gli dà aroma, e ci mettiamo dentro le cimette con le sue foglioline. Voglio solo fargli prendere un po' di calore, andiamo ad aggiungere ancora un pizzichino di sale, e un po' di sapore. Se avete un'acciughina, mettetecela, perché ci sta veramente bene. Qui andiamo a mettere le nostre cimette che hanno rosolato. Le teniamo col suo aglio, un po' di sughetto che ci servirà dopo. Padella caldissima, la dobbiamo proprio portare a temperatura molto alta. E poi la adagiamo su un lato. Avete visto che non ho utilizzato nessun grasso, perché adesso questa carne mi cederà la sua parte di grasso che serve per cuocerla. Io anzi la sposto e vado ad asciugare il grasso che rimane. Questo perché? Perché mi permetterà di caramellare benissimo la carne senza avere dei residui di bruciato. A questo punto, quando vedo che la cottura sale verso il cuore di un paio di millimetri, allora sono pronto per girarla. È o non è poesia pura? Guardate che roba. Mentre quella termina di cuocere, io mi asciugo il tagliere, perché adesso dovrò poi lasciar riposare un po' la carne. Quindi, una volta che ho ottenuto la stessa rosolatura da una parte e dall'altra, sono pronto, posso spegnere. Eccola qua. La carne va lasciata riposare in sospensione, quindi cosa faccio? Prendo la mia, diciamo, la pinza che ho usato fino adesso e la uso come supporto per tenere la carne in sospensione. Prendo un piatto, cominciamo col mettere un pochino di maionese sul piatto e la stendiamo facendo ruotare il cucchiaio, così la distribuiremo più o meno in tutta l'area di impiattamento.
andiamo a prendere le cimettine, mettiamo una qua, una qua così. Quindi noi andremo a fare dei tagli. Così. E andremo a realizzare dei cubetti. E adesso questi cubettini, guardate che meraviglia, li andiamo a posizionare sul piatto. Ecco, direi che così può bastare. Andiamo a terminare con ancora qualche cimetta. E con qualche spuntoncino qui e là di maionese. Ora, io sono un purista e la amo così, quasi non ci metterei nemmeno il sale, però un pizzichino sulla carne ce lo andiamo a mettere. Non ci metterei il pepe, ecco, però anche qui va molto a gusti, ognuno fa un po' come vuole. Ecco qua. Il piatto è semplicissimo, l'abbiamo realizzato insieme in 3 minuti. L'amaro e anche il leggero acidulo della cima di rapa sposa benissimo con la parte così ricca e così piena della carne di Wagyu, e la maionese all'aglio riequilibria un pochettino tutti i sapori per fare il boccone successivo. Naturalmente, se non vi piace l'aglio, non mettetecelo, però credetemi, fidatevi, ci sta benissimo. Eccolo qua.